Ciao a tutti, sono Fabrizio De Rosire, sono compositore e compositore della Villa des Compositeurs. Volevo intanto dare un caro saluto a tutti. Mi dispiace non aver partecipato a questa bellissima iniziativa della meravigliosa Villa Tesoriera di Torino, però purtroppo sono stato trattenuto da un impegno qui a Roma. Volevo semplicemente dire, diciamo, portare una piccola testimonianza. Di che cosa è per me la Villa dei Compositori e perché ne faccio parte? Allora, quando venne qui a Roma Christophe Guillard, che io ho ribattezzato Cristoforo il Gagliardo, quando venne qui a Roma, noi ci riunimmo all'interno dell'Accademia di Santa Cecilia, nella biblioteca dell'Accademia. E la cosa che mi colpì maggiormente era che la proposta di Christophe non era una proposta solita, cioè di creare un'associazione. Di associazioni di compositori ce ne sono tante in Italia e in Europa, ma la Villa dei Compositori proponeva un altro discorso, cioè la creazione di un fondo, quindi di un'isola, di una terra libera, che potesse germogliare facendo uso della tecnologia. E facendo uso della tecnologia, questa possibilità di aprirsi a 360 gradi non aveva limiti. Quindi voglio dire, si distruggevano le antiche abitudini delle tradizionali biblioteche, dove noi abitualmente depositiamo la nostra musica, le nostre creazioni, ma la creazione diventava trasmissione immediata su internet. Ecco, questa cosa, devo dire, è piuttosto moderna e piuttosto interessante, mi è parsa immediatamente una cosa piuttosto nuova. Volevo anche dire questo, che cosa mi aspetto in questo momento dalla Villa dei Compositori. Io credo che la cosa più importante, già sono stati fatti, soprattutto grazie a Christophe Guillard e a Marc Lise, dei passi da gigante. Io credo che in futuro una cosa molto bella per la Villa potrebbe essere quella di creare delle sinergie con le altre arti, perché in questo momento non si può prescindere da una cosa del genere. La musica e anche le altre arti ha bisogno, di una sinergia, quindi, sogno che in futuro all'interno della villa ci possano essere degli scultori, dei pittori, degli scrittori, degli artisti che si occupano di cinema e di televisione, di video. Ecco, perché in questo momento storico, secondo me, è indispensabile appunto l'osmosi e la sinergia tra le varie arti. E detto questo, vi saluto, vi abbraccio e spero a tutti di vedervi prestissimo. Grazie, ciao, a presto.